Sono successe cose molto importanti in questo periodo, ultimamente, le ultime 2 settimane, un mese, mi sento di parlarne. Una, la tragedia in Sardegna, e una quasi equiparabile, il fatto che è stato arrestato Gabriele Paolini, il disturbatore della TV, non so se lo conoscete, quello che disturba di ore delle gare, è stato arrestato per induzione alla prostituzione minorile. Paolini pagava ragazzini di 17 anni, 50 euro, per farselo buttare in culo. È vero, se lo fa mette in culo già è meglio, piuttosto che lui pagasse ragazzini di 17 anni e metterglielo in culo, già fa più orco. Invece se lo piglia in culo lui è solo frocio, vero? Ma se lui glielo mette in culo fa brutto, perché è orco. E io che sono un comico satirico politicamente scorretto, no? Ce la tiriamo qua a satire, ci facciamo le pippe a vicenda, siamo politicamente. Appena ho letto la notizia di Paolini che è stato arrestato e la motivazione, ho detto è giusto, vaffanculo. Pagava ragazzini per sfruttarli, per ficcarglielo in culo, per farselo mettere in culo, sto frocio! Vedi, dai. E poi mi è venuto in mente che comunque anche Pasolini pagava ragazzini, anche più piccoli, di 17 anni. Questo è quando tocchi Pasolini, però sono un comico politicamente scorretto, Pasolini e Pasolini. Allora mi siete a riflettere, bisogna trovare una soluzione qua. È stato a sostituire ragazzino di 17 anni pagato 50 euro per farselo mettere in culo con modella moldava di 17 anni pagata 50 euro per farti un pompino. Non lo so, sarà l'inconscio, ma mi sono trovato con 50 euro sulle mani. Perché tra di noi lo possiamo dire, ma una ragazzina di 17 anni moldava con un culo di marmo, chi è che non se la scoperebbe? Cioè, io non è che voglio rompere il cazzo alle ragazze che stanno qua, però dopo 25 anni siete carne frollata. Mi dispiace, cioè, nel senso, siete brave. Io lo so, ma una ragazzina di 17 anni non c'ha un culo, c'ha proprio il marmo di Carrara. E 50 euro ce le spendi? Non vi incazzate. Se c'è qualche maschietto che sta lì e si è risentito e ha detto io ho 40 anni, come ti permetti che posso andare con una ragazzina di 17? Tu sei il pervertito, brutto stronzo. Che non ci andresti, sappilo. Sono giustificati solamente quelli che stasera sono venuti con la fidanzata. Allora, non guardatela, non guardatela, guardate me, perché vi starà a fulminare con lo sguardo, sperando di carpire se pure voi vi scopereste una dei 17 anni, pagandola 50 euro. Non la guardate, datemi del pedofilo, subito, eppure datemi una gomitata di mamma che ste montanini falsati, lo scherza. A Satiriasi non ci veniamo più, giuro, la Roma speriamo fa i posticipi tutti i lunedì. Che è successo? Che io leggendo quella notizia, per convenzione, ho già considerato brutta la notizia perché fossero tutti uomini quelli che partecipavano a sta orgetta, no? De Paolini. In più, per legge, ho scoperto che io me la scoperei una dei 17, solo che la legge non me lo permette. Quindi, per convenzione, sono omofobo, eh? No, guarda, se è quella che fa il classico che rompe il cazzo. Se paghi una ragazza, dice, se te è prostituzione minorile, non solo Paolini, ma anche Berlusconi che sta per andare in galera. Ecco. E non parlare mai più, porca miseria. Questa sera, poi quando esci fai quello che cazzo ti pare. La bocca la puoi sapere mille cose, perché proprio per parlare, che è una cosa inutile. Parlano tutti, utilizzano le altre cose. No, l'induzione alla prostituzione minorile è perché se tu paghi una ragazzina di 17 anni, io lo farei. Se non ci fosse la legge che me lo vieta. Ecco, io ho capito che la legge, le convenzioni, eccetera, fanno parte dello Stato di diritto, cioè la Costituzione, le leggi, proprio sono le fondamenta di uno Stato di diritto. E più leggi ci sono, più lo Stato di diritto è forte, più il popolo, è proprio la cartina di tornasole, no? Più il popolo è evoluto. Secondo me è il contrario. Più leggi ci sono, più vuol dire che siamo trogloditi. C'è bisogno proprio di scrivere, non devi ammazzare? C'è proprio bisogno che lo Stato ti dica. Non devi far prostituire tuo figlio di 13 anni?
C'è proprio bisogno che ti dicano: non istiga tu padre al suicidio per l'eredità, vaffanculo. Non lo fa. Ma se lo voglio fare, va in galera, che te devo dire? In base a quello che... Siamo bestie, è per questo che c'è la legge, perché siamo bestie. In Italia bisogna fare la legge sull'omofobia. Perché ci stanno persone che gli dà fastidio che due adulti consenzienti si sfondino il culo a vicenda. Tu pensi, lo so, no, non è che torno sugli uomini a caso, perché l'omofobia è sempre per i maschi fondamentalmente, no? Perché se pensi ai vostri padri, i genitori, no? Che invece andano a caccia con gli amici a sparare gli uccelli, stanno lì e si incurano. Fa brutto pensare, sei la mia troia, sei la mia troia. Mezzo pelato, peloso, no? Te sborro in culo. È brutto. Fa senso, se ci pensi fa senso. Dici che cazzo però, babbo. Ma se parallelamente pensi a un'altra scena omosessuale, due ragazze di 18 anni che fanno la 69 di paura, non ti fa così schifo, è vero? Però pensa a questa ragazzina che lecca quella figa carnosa, rossa, e si avventura con la lingua un po' incerta, e quella là inizia a godere, quella che sta sopra, allora gli piglia la testa e con volontà cerca di spingere, ma la lingua è quella, non è che più di tanto può arrivare. E lei cerca di... Allora pensi che lì forse è il momento che arrivi tu, da dietro! Ho visto La vita di Adele, un film che mi ha turbato e mi ha fatto arrapare in maniera incredibile. Queste ragazzine che scopo si ficcano, non gli bastava. Allora io c'ho proprio questa... Sono omofobo e maschilista, perché riconduco sempre la stessa scena ai maschi e mai alle donne. Le donne mi eccitano che se lesbiche. Cioè, per esempio, tu sei eterosessuale? Sì, tu. No. No, vabbè, è giusto, state dicendo, puoi dire che sei froscio, mica... Certo. Se, no, te l'ho rotto il cazzo l'altra volta. C'è un eterosessuale in sala? No, a parte gli scherzi. No, perché mi sembra difficile. È che non vi vedo, scusate. Tu per esempio sei virile, no? Non per il fatto che sei pelato, ma per il fatto che sei abbastanza appiazzato, eccetera. Tu sei eterosessuale? È la tua compagna? Eh? No. Ah, però stasera magari andiamo a vedere i comici porci che parlano di cazzo figa, stasera può essere scopo. No, per iscrivere, ma se ti chiedessi, no, davvero, in maniera molto sincera, no, ma questa è una cosa molto sincera, è un test, non per te, nel senso in generale, dico, se io ti chiedessi con una pistola puntata alla tempia, scegli tra scopate una vecchia, magari pure cicciottella, un po' pelosa, e Brad Pitt, tu chi ti scoperesti? Sì, no, però sincero, a parte gli scherzi, eh? C'è la terza. Eh? No, ha detto, no, pistola puntata alla tempia, devi scegliere. No. Un po' più istintivo, amore? No, ti ho messo in difficoltà, però se io ti dicessi adesso ammazzo te e tutta la tua famiglia, chi scegli tra... Cioè, tra una vecchia e Brad Pitt. La vecchia. La vecchia, ma guarda, no, vedi, è giù... Aspetta, è una cosa classica. Tu per convenzione da eterosessuale, ma no, eh? Ma infatti, per convenzione da eterosessuale, è questo, amore, è fa. Per convenzione da eterosessuale, tu scegli di più. Zitti, Cristo di Dio! Si chiama monologo, se no si chiamava dialogo, se potevamo parlare tutti. O tavola rotonda. Ci sta lo stemma della sette qua sotto? No. Ha scelto per convenzione la vecchia, quando oggettivamente, per non passare da froce, è giusto, per convenzione, ma quando oggettivamente il culo di Brad Pitt è 100.000 volte meglio del culo di una vecchia che c'ha le croste puzzate pus. È ovvio che oggettivamente, se dovessimo considerare la bellezza greca, nella storia, il culo di Brad Pitt è meglio, è più liscio, ma il culo di Brad Pitt è meglio del 50% delle donne che sta qua dentro stasera. Ma sì, vaffanculo, è vero, dai! Meglio, è più liscio, è marmo, come quello di 17 anni. È marmo. Fatelo vedere uno che Brad Pitt si è scopato. Una sera a Los Angeles. Abbiamo bevuto, vaffanculo, siamo guardati. Cioè.
Però tu sceglieresti la vecchia col pus e tutto, ma non Brad Pitt, se passassi da frocio. Ma se tu chiedi la stessa cosa a una donna, scegli di fare un bocchino a un vecchio col pus e le cose, o una leccata di figa Angelina Jolie, le donne sceglierebbero Angelina Jolie. E sai perché? È vero. Stai zitta, Cristo, bestemmio la prossima volta, non devi parlare mai più. Perché per convenzione l'uomo è omofobo, la donna non gliene frega un cazzo. Leggi e convenzioni plasmano una società. Allora le dico, togliamo le leggi, togliamole per un anno. Che succederebbe? Dopo 3 ore stupri, morti, omicidi, subito. Uno non deve fare lo stop. Quanti? Alzate la mano, quanti andrebbero a caccia dei zingari? Aspetta, dai che gli zingari stanno... Alzate la mano quelli che andrebbero a caccia dei zingari, perché i zingari stanno sul cazzo a tanti. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, gli altri fanno finta. Bravi voi, bravi voi, perché finalmente potrete fare su Facebook, nella realtà, quello che su Facebook potete solo scrivere. Ammazzerei tutti, invio faccina. Arrabbiata. E invece lì puoi andarli a puoi andare proprio a cacciarli, però c'è la legge, non te lo permette. Quanti punterebbero una pistola alla tempia a un vegano e costringerlo a mangiare un agnello scottadito? Alzate la mano. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh. Con sta carne. I vegani possono pure aver ragione, come i testimoni di Geova. Può essere già ragione. Ma la boria, ah, la carne mangi, assassino, vi potete la pezzo di merda, boom, schiaffo su. Però c'è la legge, non lo puoi fare. Quanti si farebbero leccare la figa da un chihuahua? Senza la legge sugli animali. Ma io sì, ma guarda che il chihuahua c'ha la lingua migliore tra tutti. Altro che il labrador, l'amico del chihuahua. Lingua rugosa al punto giusto. Anche io, che sono contrario a ogni forma di violenza, davvero, tranne quella verbale, tranne quella verbale, anche io, vedendo, sai, passeggiare con sta camicia bianca, il maglioncino, il pullover da Lavazza, Brignano per strada, io gli pigliere il collo a pezzo di merda, basta parlare di socio, del traffico, tuo padre è morto, bastardo, devi morire! Io guido ubriaco molto meno di quello che vorrei. Molto meno. Perché c'è una legge che mi terrorizza. Io non è che non mi metto la guida ubriaco perché ho paura di far del male a voi o a me stesso. Non me ne frega proprio un cazzo. Cioè, io ammazzerei me stesso a voi. Cioè, quando stai ubriaco non ci pensi. È che c'è una legge che mi terrorizza. Te fa un bucio di culo così. Ma è giusto. Te terrorizzano perché le bestie vanno educate col terrore. Sono una bestia da sto punto di vista. Io facevo l'istruttore di nuoto prima, anni fa, prima dei fasti... No, veramente, facevo l'istruttore di nuoto. Si vede dal fisico, immagino. Mo' è scolpito dall'alcol, ma prima ero un nuotatore. No, prima ero un nuotatore. Prima di fare sto mestiere, facevo l'istruttore di nuoto e in piscina ho fatto per diversi mesi lezioni a una ragazzina, ragazzina maggiorenne, ventenne, eccetera, ritardata. Questo genere non c'ha la giustificazione. Avessi detto disabile di merda sulla terra rotella. Ritardata, camminava, solo che c'era. Era ritardata, incapace di intendere volerci. Però veniva con la sua insegnante di sostegno, eccetera. Però c'aveva 2 tette e un culo, giuro. Me la sarei scopata. Ma volentieri. La legge non te lo permette scopate una ritardata. Io senza legge me la sarei scopata. E gli avrei detto pure parole sconce. L'avrei portata per il culo. Dimmi la tabellina del 9, scema. Non lo faccio perché c'è la legge, ma l'avrei fatto, sono un mostro, ma non sono un mostro meno di quelli che se togliessimo la legge mi pianta una palla di giardinaggio in mezzo alla fronte perché io gli ho fatto lo stop, non so chi è peggio.